In via Dante Alighieri a Cepagati, la nuova reginetta della bellezza risponde al nome di Aurora Buonvivere. Ecco, che serata è stata tra tanta gente che ha seguito con grande emozione lo spettacolo? Una serata bellissima, mi sono divertita tantissimo insieme anche alle altre mie compagne. È la seconda volta che partecipo a Miss Adriatico ed è sempre un'emozione fantastica salire sulla passerella e provare tantissime emozioni. Ma che fa Aurora nella vita? E allora studio, frequento il Liceo Classico Europeo a Pescara e sono il pianoforte e pratico equitazione. In genere si dice che nei concorsi di bellezza c'è tanta rivalità. Nella famiglia di Miss Adriatico come si trova Aurora? No, al contrario, nella famiglia di Miss Adriatico mi sono trovata subito benissimo, le ragazze sono fantastiche, si sostengono a vicenda, c'è molto supporto tra di noi e assolutamente zero rivalità. Ma in definitiva cosa sogna di fare nella vita Aurora? Allora, il mio sogno fin da piccola è sempre stato quello di diventare una modella, però comunque per quanto riguarda il mio percorso di studio sogno di diventare una, di studiare giurisprudenza e legge e comunque affrontare una carriera diplomatica. Questo successo, il primo posto della serata di Cepagati che spalanca le porte ad Aurora per la finalissima regionale, a chi lo dedica? E lo dedico alla famiglia di Miss Adriatico, alla mia famiglia e alle mie amiche.